persona. Mi dia poco sposa il Lord di Azera e si trasferisce a Città del Messico, dove incontra il suo primo mecenate, Antonio Sosa. Approfondisce lo studio dell'arte messicana e comincia ad intraprendere un percorso artistico del tutto personale. Applica il concetto di dilatazione a tutti i soggetti delle sue opere, come si vede nella sua Natura morta con Mandolino del 1956, opera simbolo del suo nuovo e definitivo percorso. Personaggi e oggetti mirati come trionfi di volumi dai colori pieni e pieni di cuore, traboccanti di animo di vecchio iniziale. Questo il filtro di Cortina applica alla vita. Da qui ha inizio la grande ascesa del Cortina, tutto ben avversario, potevole e ufficialmente entrato nel firmamento delle stelle dell'arte contemporanea. Nel 1959 si appassiona a Pietro.